a racchiudere questo progetto, parte da noi, dall'Abruzzo, ma poi chiaramente quando i suoi raggi coinvolge l'Italia a livello internazionale. Stiamo parlando di Paolo Gentile, un intellettuale a Milano, maestro, abruzzese, importantissimo per tutto ciò che è per noi, per tutte le spinte che ci ha dato gli input forti, passando attraverso sono degli scritti importantissimi come Democrazie mafiose, come l'idea liberale di un altro libro, poi ancora la polemica contro il mio tempo, bene sì. E ne parleremo con l'illustre relatore, cioè Luciano D'Alfonso, presidente della provincia di Pescara, consigliere regionale, comunque figura importantissima per quanto riguarda tutta la regione, partendo dal pescarese. Ovviamente io saluto solo Rietta Sperati, i saluti iniziali sono quelli del nostro sindaco, qui presente Fernando Fabrizio, che darà la scuola a quello che è un convegno che si mostra interessante, anche perché siamo in tanti, e ciò non può non farci piacere. Sindaco, grazie. Non è il discorso lungo, faccio solo una piccola introduzione perché diciamo che i relatori sono molto più preparati di me sulla figura di Paolo Gentile. Intanto porto il saluto e il benvenuto dell'amministrazione comunale di Castiglieri, che da diverso tempo, cerca di veicolare la cultura come mezzo di rinascita del nostro borgo medievale. Infatti l'idea di borgo medievale nasce proprio da una serie di ragionamenti fatti in amministrazione. Prima di passare, non togliere parole con i relatori, voglio fare un caloroso benvenuto al dottor D'Alfonso, al professor Marinelli, della loro presenza. Il professor Maurizio Soria, che ha fatto una presentazione per conoscere per la sua parte e i suoi iscritti. Poi ringrazio anche questa facoltà di economia che per i motivi poi ci darà diciamo di impegni di lavoro, non è potuto essere qui con noi, altra figura della presenza che si può connesso. Poi un saluto proprio per dar spazio ai giovani, non per togliere nulla della situazione. Volevo ringraziare Lea Dagis, laureanda in una tesi su Panfilo Gentile. Poi volevo ringraziare l'amico Stefano Fabrizi che mi ha aiutato in questa circostanza e ovviamente tutti voi che siete qui presenti e tutte quelle persone che hanno contribuito a realizzare questo locale, questo spazio che prima ospitava un'esposizione di morti e oggi spero che in futuro possa diventare uno spazio culturale. Ringrazio a nome mio personale un grazie di cuore a tutte quelle persone che hanno contribuito a sistemare questo spazio e non solo. L'ultimo, non per ultimo, ringrazio l'associazione Ferri, che sono poi una parte proprietaria del Palazzo Gentile, che è proprio qui vicino a questo palazzo, che ci hanno praticamente dato una mano in questi tre giorni con una mostra solidale. Ci hanno permesso anche di aver aperto il Palazzo Gentile, che non a caso oggi rinnoviamo questa. Il tema di oggi sono la figura di Panfilo Gentile. Io per generazione non conosco bene la figura di Panfilo Gentile, in quanto sia per l'età grafica che per suo sia con i relatori e soprattutto con la platea perché sono impreparato. Però da qualche mese, da quando è stata questa manifestazione, ho chiesto, mi sono informato e dalla maggior parte di questa piccola indagine è emerso questo. Un personaggio illuminato, un uomo dotato di alta cultura. Io mi fermo solo su questo concetto della cultura, che vorrei attraverso questa manifestazione veicolare e far diventare, passatemi il termine, la cultura come infrastruttura, perché oggi penso che abbiamo la necessità di riappropriarci della cultura italiana, dell'idealismo italiano. Quello che può sembrare per quanto gentile che oggi non vogliamo a distanza di diverso tempo dalla sua scomparsa, quindi passare un po' questo termine di un'infrastruttura per recuperare una situazione che i piccoli centri come quelli nostri sono in una fase di diciamo di decadimento, quindi bloccare questo livello attraverso la cultura. E quindi proprio grazie alla figura di Panfilo Gentile vorrei che fosse un ponte
vorrei che fosse un ponte per farci, diciamo, attraversare questo momento particolare su tutti i profili socio-economici e culturali che l'Italia attraversa, e che sia da spirito e sia costruttivo per le future generazioni. Grazie a voi tutti, grazie a Panfilo Gentile, spero che questo momento ci faccia riflettere sull'importanza della cultura italiana, della nostra cultura, del nostro origine, del nostro pubblico. Grazie a voi tutti. Certo, non sono docente universitario, per cui i lavori non vengono
poi lineari, però la notizia c'è, il personaggio si conosce in questo modo. Vincenzo Gentili fu un Renzi, avvocato, civilista, uomo di elevata cultura, ma anche un uomo politico, perché fu deputato della provincia dell'Aquila dal 1909 al 1917, anno in cui poi fece appena in tempo a far iniziare la ricostruzione dell'Aquila, che rimase fortemente danneggiata in seguito al sisma del 1915. Ma questo Renzi, avvocato civilista, che faceva anche le cause penali, nel suo studio dell'Aquila, Corso Piccola, Corso Belto, si formarono i più grandi avvocati aquilani umanisti, ma anche abruzzesi, andavano per il suo studio a fare il tirocinio da tutto l'Abruzzo e anche da fuori. Viene di nome un personaggio per cui rimase legato perché lo assisteva allo studio e lo sostituiva, che era l'avvocato Serafino De Marchis, che nel libro dedicato un capitolo, perché è stato anche questo qui un bel personaggio dimenticato a Aquila. Prima di terminare voglio dare solo un'idea di questo personaggio e della sua grossa preparazione e notorietà. Intanto era un amico dei componenti del Cenacolo Michettiano d'Annunziano, era amico del senatore Francesco Paolo Michetti. Francesco Paolo Michetti era il pittore di corte e a fine 800 si trovava a Roma per fare dipingere, ritrattare il re e la regina. Però in quel periodo gli nacque un figlio, Giorgio, Giancavilla, e lui, non potendo un assistente, un parco che non stava a Giancavilla, stava a Roma, gli volle dedicare un dipinto, un autoritratto, dove testualmente scrisse su questo autoritratto una bella tavoletta molto grande da riconsegnare a mio figlio Giorgio una volta compiuta la maggiorità, e la affidò a uno dei suoi più cari amici. Sul libro dovete tutto, faccio un gesto per chiudere il mio intervento. Noi però questo personaggio che custodiva il dipinto e deve in possesso la moglie, la baronessa Giulia Costantini dell'Entis, che non volle alla maggiorità di Giorgio riconsegnare, e ci fu un processo notevolissimo e perse la causa Francesco Paolo Michetti a Chieti, però in corte d'appello all'Aquila la vinse grazie all'intervento di Vincenzo Gentile, perché lì poi intervennero l'avvocato Astuti e un altro avvocato famosissimo napoletano che fece un bel intervento e sul libro c'è, e questo dipinto ritornò e l'avvocato fu consegnato alla famiglia Francesco Paolo Michetti, non pagare il denaro Gentile, c'era l'amicizia addosso, però gli regalava dei pendanti, dei dipinti, dei quadri. Alcuni di questi quadri io li ho invitati, però il barone Gappa non lo vedo, non lo conosco, non sono riuscito a vedere il portato, al palazzo all'Aquila erano costruiti questi dipinti dati da Michetti a Gentile, perché questa famiglia era imparentata con Gentile per via del fratello di Panfilo, che si chiamava Alessandro, anche avvocato delle cause, delle assicurazioni, insomma, che si occupasse di cose notevolissime. Di Panfilo Gentile vi evito la biografia, altre notizie. Voglio solo dirvi che questo è un personaggio dalla memoria eccezionale e da una cultura inconsulta. Era incredibile. A casa custodiva pochissimi libri, diceva mia zia Margherita, di tutto bene. Aveva tutto alla memoria, era di una memoria, di un'intelligenza unica. Era un amante di cani, era un amante di animali. Sposato, senza figli, viveva in un bellissimo appartamento a Roma. Io sono stato al palazzo di Via Lazio, dove, e la sua finestra dava su Via Veneto, proprio all'angolo, ho messo in copertina del libro. Purtroppo aveva anche lui delle pelle, era malato del gioco. Era uno che giocava la prima e la seconda, per cui ha dissipato una grandissima eredità. Fu presidente dell'ACI, non quella attuale, ma dell'Associazione Nazionale di Cinofilia Italiana, in virtù del fatto che era un amante di cani, e in questo decalogo pubblicato nel 1940, quello che mi ha fatto un po' impressione, il punto 8, impiego 3 minuti, proprio lo voglio leggere, perché era l'idea della sua immensa cultura, dello scibile che lui aveva in testa, ma in tutti i campi. Ve lo leggo testuale: l'allevatore, questo lo tratta al libro,
che vi ho regalato, non sta in vendita perché ho voluto farvi anche questo regalo quest'anno. L'allevatore che della discendenza vuole correggere un difetto in un soggetto per il resto è facile, non potrà mai illudersi di ottenere il risultato desiderato. Praticamente invitava gli allenatori a far fare i figli ai cani, scartare quelli difettosi e quelli buoni, di farli riprodurre in modo da operare un miglioramento genetico. Esso ci ricorda, riferendosi all'allevatore, quella signora americana che una volta scrisse a Bernardo lo chiama perché all'epoca fascista i nomi inglesi si trasformavano in quelli italiani, Bernard Shaw, proponendosi, quindi telefonò e si propose, gli propose un matrimonio, perché lei, essendo la più bella donna d'America, ed essendo, questa competizione, Bernard Shaw, l'uomo più intelligente d'Inghilterra, avrebbe potuto avere un figlio che sarebbe stato nello stesso tempo l'uomo più bello e quindi l'uomo più intelligente del mondo. Alla quale proposta il caustico commediografo rispose declinando il matrimonio, dicendo che il figlio sarebbe potuto nascere giunto come il padre e sciolto come la madre. Questo denota una profonda conoscenza della genetica mendeliana. Pensate un po' voi, non so quanto ne conosco la genetica, ma è incredibile quello che fa. Io chiudo qui, vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio di nuovo. Panfilo Gentile, che spero tra pochi giorni veda la luce, e questo vi facciamo tutti tanti auguri. Io mi limiterò a contestualizzare l'opera di Panfilo Gentile e occuparmene marginalmente per quanto riguarda la sua formazione di filosofo del diritto, lasciando invece poi a Luciano D'Alfonso di parlare di Panfilo Gentile, giornalista, uomo politico, critico della politica, con degli accenti sicuramente molto moderni. Io ho conosciuto Panfilo Gentile. Panfilo Gentile è morto nel 71, io nel 1970 avevo appena preso la patente, avevo un padre che era esponente del Partito Liberale, Panfilo Gentile era iscritto al Partito Liberale, era membro dei provvidini del Partito Liberale, siccome era anziano aveva dato le dimissioni, aveva più di 80 anni, parliamo dell'inverno 70-71, aveva dato le dimissioni da provvidino e avevano nominato mio padre provvidino al suo posto, per cui doveva andare a prendere delle carte nel suo appartamento di cui ci parlava Maurilio, alla fine di via Veneto, via Lazio, vicino a Porta Vinciana. Mio padre non portava la macchina, io avevo appena preso la patente, ero tutto contento di accompagnarlo a Roma, per cui andammo a trovare Panfilo Gentile.
anziano, non uscì nemmeno dalla camera da letto, mi strinse la mano, mi disse che cosa fai, mi disse sono matricola di giurisprudenza, dopodiché parlò con mio padre dei problemi del collegio dei provvini del Partito Liberale e ce ne ritornammo ad Aquila. Questo mi incuriosì su questa persona e avendo poi studiato un po' la filosofia del diritto mi sono preoccupato di cercare di capire quale fosse la formazione di Panfilo Gentile. La formazione di Panfilo Gentile è una formazione strettamente collegata ad un filosofo del diritto che si chiama Giorgio Del Vecchio, che era un bolognese finito a Roma negli anni 20. Era un fascista abbastanza fervente, tanto è vero che Mussolini diede l'incarico a Giorgio Del Vecchio, rettore dell'Università La Sapienza, di trasferire La Sapienza da dove si trovava prima nel centro di Roma, vicino al Senato, c'è una bellissima chiesa della Sapienza con una cupola molto particolare, alla sede che dove oggi l'Università di Roma, quella grande struttura di epoca fascista che però ha una sua importante dignità. Giorgio Del Vecchio fa questo trasferimento e quando si trasferisce l'Istituto di Filosofia del Diritto, il suo istituto, lo mette ovviamente nel posto migliore, cioè al piano terra della facoltà di giurisprudenza, che qualcuno c'è entrato si vede subito, perché ancora oggi la biblioteca è intestata a Giorgio Del Vecchio, ed era il posto più comodo perché per andare a fare lezione non bisognava fare le scale. Tra l'altro la biblioteca Giorgio Del Vecchio è la biblioteca da cui sono partiti i due colpi di pistola che hanno ucciso Marta Russo una quindicina di anni fa. Ed è una biblioteca particolare perché è arredata negli anni 20, io ci ho passato tanti pomeriggi a studiare. Ora, perché io vi dico tutte queste cose su Giorgio Del Vecchio? Non solo perché il suo allievo prediletto era Panfilo Gentile, ma perché ha avuto altri due allievi importanti abruzzesi. Uno è Giuseppe Capograssi di Sulmona, che è, se vogliamo, colui che ha portato più avanti la sua filosofia. Ed un altro allievo è Nicola Ciaroletta, che è stato professore di filosofia del diritto ad Urbino, poi è tornato all'Università dell'Aquila, dove però per una strana passione senile, invece di insegnare filosofia del diritto, infatti signori, scusate, finché il professor Marinelli possa continuare il discorso senza votare, preghiamo mantenere il massimo silenzio, scusate. Io di solito devo tenere buona una classe di 200 studenti, quindi riesco anche a sovrastare il brusio. Allora, vi dicevo, Nicola Ciaroletta insegna filosofia del diritto urbino, poi viene ad Aquila dove insegna storia del teatro. Ma quello che è importante è che noi abbiamo tre allievi di questo professore, Giorgio Del Vecchio, che si situano in 50 km tra L'Aquila e Sulmona. Castel di Jeri sta esattamente in mezzo, per cui abbiamo tre filosofi del diritto che si trovano in una zona molto ristretta e che vivono a Roma, il che dimostra anche il ruolo della provincia Milano in questa zona di ponte dell'Abruzzo nei confronti di Roma, perché abbiamo tutti questi professori che vengono dall'Abruzzo e studiano a Roma, frequentano soprattutto proprio Panfilo Gentile, frequenta quella società romana che si muove tra il Caffè Greco, Piazza del Popolo, una serie di ristoranti, il Moro vicino alla Fontana di Trevi, dove diciamo locali frequentati anche da un altro abruzzese famoso che da Pescara si è trasferito a Roma, e cioè Ennio Flaiano. È quel mondo che porta avanti una cultura romana che però è carica di abruzzesità. Bene,
Panfilo Gentile è un filosofo del diritto che risente, e non poteva essere altrimenti, dell'idealismo di Croce e di Gentile, che in quel periodo sono i massimi esponenti del pensiero filosofico. Però io devo dire la verità, Panfilo Gentile non ha mai amato l'università. Ha fatto il professore, lo ha fatto per molti anni prima della Seconda Guerra Mondiale, poi non ha mai ripreso l'insegnamento. Lui era uno spirito libero e l'università non sempre è favorevole agli spiriti liberi. L'università è un mondo abbastanza chiuso dove si va avanti per scuole, per cordate. Panfilo Gentile era una persona che con la propria intelligenza superava questi schematismi e quindi non ha mai veramente amato l'università come collettività di persone che studiano una determinata materia, tant'è vero che è eccentrico nella sua filosofia del diritto, si interessa per esempio della filosofia esistenzialista, scrive un saggio su Sartre ma sostanzialmente lo critica, scrive molto più che di filosofia del diritto, di politica del diritto. Lui si occupa particolarmente del sistema politico. Ora, la critica, ed io con questo concetto vorrei sostanzialmente concludere, la critica di Panfilo Gentile alla democrazia che nasce dopo la Resistenza e con l'approvazione della Costituzione è una critica che ha dei tratti assolutamente moderni. Perché è una critica al sistema dei partiti, non come sistema dei partiti, ma come degenerazione del sistema dei partiti. Lui scrive che troppe persone all'interno dei partiti pensano al loro interesse e non all'interesse della collettività. Ora, ovviamente lui parlava in un momento in cui c'era in Italia un sistema elettorale proporzionale basato sulle preferenze che tutto sommato garantiva un ceto politico abbastanza qualificato. Il problema è che, per esempio, cambiando sistemi elettorali il ceto politico può migliorare o può peggiorare. Il ceto politico che esce dal sistema attuale, cioè la legge elettorale attuale, è sicuramente un ceto politico dei peggiori, perché è un ceto politico di persone nominate dai partiti e non eletti dai cittadini. Già il Mattarellum era molto meglio. Però voglio dire, la critica di Panfilo Gentile era una critica ai partiti, ma se noi oggi la vogliamo ragionarci, è una critica anche alla società civile che non si dà sufficientemente da fare per entrare in politica. Un tempo gli ordini professionali, l'università, il mondo della cultura, dell'arte, era un mondo che apparteneva naturalmente alla politica, faceva politica. Oggi tutto questo non avviene. Per cui immagino che se Panfilo Gentile oggi si trovasse a dover commentare la situazione politica attuale, userebbe parole molto più pesanti di quelle che ha utilizzato a suo tempo. Grazie. Lo ha detto, ma soprattutto lo ha scritto Augusto Ferriero, per la donna di scrittura.
questo è stato scritto a Roma il 19 settembre 71 su Panfilo Gentile. A proposito, il nostro relatore, il dottor Luciano D'Alfonso. Tanto grazie per questa bella occasione, grazie a chi l'ha voluta, l'ha organizzata, a chi ha fatto in modo anche che riuscisse. Grazie a tutti voi che siete intervenuti, anche le persone di buona volontà che sono state ringraziate e richiamate. Mi trovo avvantaggiato dall'intervento competente, puntuale e naturalmente da docente, del professor Marinelli, che mi tende la mano e mi facilita la costruzione del mio piccolo contributo. Io ci tenevo da tempo a dare un saluto per l'edificazione della memoria di questa straordinaria figura della cultura non solo politica, giuridica, istituzionale abruzzese, ma io credo della cultura politica, giuridica e istituzionale dell'intero sistema paese. Marinelli già l'ha richiamato, io cercherò di accendere qualche luce sulle ragioni per le quali Panfilo Gentile merita di essere anche studiato nell'università. Perché questo è il primo vuoto che noi dovremmo rimediare. Sono contento che Marinelli addirittura lo ha reso oggetto di una tesi di laurea di una concittadina di Panfilo Gentile. Uno sforzo simile ci fu anche da parte di Luciano Russi, rettore di Teramo, che insediò un'attenzione anche seminariale sul pensiero, l'opera e la vita di Panfilo Gentile. Per quale ragione noi ci troviamo qui? Soltanto per un ossequio al vostro popolo, alla vostra comunità, al territorio che ha dato i natali a Panfilo Gentile? Non sarebbe stato sufficiente. Siamo davanti oggettivamente ad una grandezza che va esplicitata qui sotto forma di memoria, ma poi veicolata in giro per l'Abruzzo, poiché quest'uomo ha spinto in avanti il livello della riflessione politica italiana ed internazionale. E noi siamo davanti ad una modernità straordinaria per quanto riguarda alcune intuizioni che lui ha portato in vita grazie alla sua fatica di intellettuale, e sono d'accordo, poco di accademico ortodosso, molto di intellettuale militante, una specie di intellettuale corsaro che per ogni questione che emergeva lui la sviliva tematicamente e la portava molto avanti sul piano anche della speculazione. Lui si pone una domanda prima di: le rivoluzioni che ci sono state in Europa hanno portato evoluzione o hanno portato infezione? È un rilettore molto critico delle rivoluzioni che hanno riguardato l'Europa, a partire dalla prima, che storicamente viene assunta come la prima, la rivoluzione francese. E coglie con una bravura e con una compiutezza che secondo me devono essere studiate, sia la bravura che la competenza nelle università, i limiti infettivi della rivoluzione, ma non dal punto di vista del portato, diciamo, degli arricchimenti culturali, liberali, di garanzie giuridiche, perché lui dice l'atteggiamento rivoluzionario è un atteggiamento che opprime, violenta la realtà, non tiene conto di tutti i particolari della realtà. L'atteggiamento rivoluzionario, che poi genera quello che lui chiama il democraticismo, si comporta nei confronti della realtà come una specie di gesto violento che trasforma, rimpicciolisce, modella la realtà senza tenere conto di tutti i suoi particolari. E lui di qui comincia ad accarezzare il grande valore di quello che lui chiama l'atteggiamento realista, liberale, che non trascura uno dei particolari della realtà. Lui si differenzia e si costituisce come un osservatore attento di tutti i particolari, prima di tutto della società, poi delle tradizioni della società, facendo in modo che la tradizione venisse ritrovata
nel valore che ha anche di realizzare l'impianto giuridico di una società. Rilegge tutti i pensatori conservatori francesi, inglesi e anche tedeschi, li porta a sintesi, ma nei fatti lui poi si fa carico di realizzare questo giudizio che lo accompagna lungo tutta la sua attività intellettuale. Lui costituisce un'alternativa rispetto al democraticismo che poi diventerà negli anni 50 democratura, perché nasce di lì la lettura anticipata e intuitiva dei rischi della democrazia come figlia della rivoluzione. La democratura vista come la compressione da parte delle spinte anche demagogiche del popolo, della collettività, che solo perché hanno la prevalenza dei numeri hanno potuto pensare di avere la prevalenza della qualità degli indirizzi e delle scelte. Guardate che è molto coraggioso portare avanti questo pensiero, soprattutto dopo l'esperienza del nascimento, della nascita della democrazia repubblicana. Lui negli anni 50, solo assieme a Don Luigi Sturzo, coniuga e contempla la fotografia dei limiti di quell'andazzo da demagogia del popolo. Lui conduce una critica straordinaria e secondo me modernissima al sistema elettorale che esalta soltanto le affluenze numeriche. Per il fatto stesso che da parte del popolo si possa determinare un'affluenza numerica, lui dice: noi dobbiamo avere la forza di entrare nel meglio per cercare di capire che cos'è che è meglio, e non assicurando che il meglio coincide col pronunciamento della maggioranza della sua grande quantità. Guardate, ci vuole coraggio per dire questo nell'Italia di allora, ci vuole un atteggiamento anticonformista, ci vuole l'atteggiamento dell'intellettuale militante che entra nel merito, si pone le domande, va sempre alla ricerca di tutti i perché. Vedete, io ho molta simpatia per Pamphilo Gentile, non solo per le, diciamo, le levature intellettuali di cui è stato capace, delle quali oggi proviamo a parlare, ma soprattutto perché viene da un piccolo paese. Io sto scattando delle fotografie. Quando è che l'Abruzzo è stato grande? L'Abruzzo è stato grande quando noi ci avviciniamo alle piccolezze dell'Abruzzo, alle piccolezze territoriali. Questo personaggio viene da Castel di Jeri e poi parte alla volta della città importante di provincia e della città addirittura capoluogo dell'Italia, capitale dell'Italia. Ma è la stessa cosa che ha riguardato Silvio Spaventa di Bomba, è la stessa cosa che ha riguardato Giuseppe De Vincenzi di Notaresco, è la stessa cosa che ha riguardato Giuseppe De Tomasis di Montenero Domo. Lo dico adesso all'ordinario di storia del diritto moderno: noi dobbiamo a Giuseppe De Tomasis il superamento del feudalesimo. Lui concepisce l'arrivo alla proprietà su incarico di Gioacchino Murat, rivede completamente la condizione giuridica dei beni in uso allora alle collettività, e sarebbe da fare una riflessione su questo. Un uomo che ha condotto davvero in avanti la riflessione giuridica, è stato procuratore generale della Corte dei Conti del Regno, incarico ricevuto da Gioacchino Murat, ha fatto nascere il famoso comune di Adeleta come liberazione delle terre dal gravame degli usi civici. E degli usi civici Marinelli è un grande studioso e un grande avvocato. Ma andando avanti vorrei ricordare la figura di Romualdo De Sterri di Penne, che è stato il primo ad ospitare presso i suoi ambienti circuiti di intellettuali internazionali. Vedete, ritorna sempre la piccola realtà di provincia, del piccolo territorio, che dà contributi elevatissimi sul piano intellettuale. Per dire cosa? Che noi non dobbiamo rassegnarci, siccome siamo piccoli e demograficamente insignificanti, allora la funzione che possiamo svolgere è piccola e insignificante nel quadro nazionale europeo. Noi dobbiamo fare tesoro di quello che è accaduto in passato. Dobbiamo prendere e accendere luci su questi straordinari contributi di sapienza, di cultura, di attrezzatura di lettura che per esempio Pamphilo Gentile, vostro concittadino, è riuscito a produrre. Andando avanti per i suoi straordinari contributi offertici
come destinatari della cultura nazionale. Lui concepisce il limite del sistema elettivo del proporzionale e per il proporzionale realizza la critica che vi ho detto rispetto al sistema democratico. Recupera la dignità per quanto riguarda l'impianto economico di una modalità di organizzazione della produzione della ricchezza che esalti il ruolo di protagonista del lavoratore. Cioè il lavoratore non deve essere soltanto uno che presta la sua forza fisica, ma deve essere protagonista del circuito della produzione, della raccolta della ricchezza, ma anche della gestione dei mezzi di produzione. C'è il coinvolgimento attivo, quasi in cammino imprenditoriale della figura dell'operatore della forza del lavoro. La sua è una visione che va molto oltre la coppia allora che esisteva, diciamo, in esercizio tra il collettivismo marxista e l'individualismo liberale. Lui concepisce una terza via, della quale terza via si sono occupati poi anche statisti inglesi. La terza via di Giddens si nutre anche di questo punto di vista, ma la terza via del sindacato tedesco o la terza via della CISL italiana, ancora adesso, io oggi ho parlato con Bonanni e gli ho ricordato questo straordinario contributo di questo nostro conterraneo, lui mi ha detto fammelo conoscere da vicino. Cioè lui ha detto il prestatore d'opera della forza fisica del lavoro non deve essere solo il percepiente di quel reddito, ma deve partecipare anche agli utili. È straordinario. Lo dice la Vero Monovaro, lui però ci perviene attraverso una lettura, diciamo, di libertà, una lettura di merito dell'impianto organizzativo dell'economia. Il coraggio anche qui, la capacità di mettere tutto in discussione, di stare sul pezzo, è la forza della cultura. Lui, coltivatore della tradizione, però vuole entrare sempre nel meglio per cercare di capire come si può fare meglio. Guardate che questo è un atteggiamento mentale che produce bene anche nella sorte della vita individuale di ciascuno di noi, quello di cercare di capire sempre di più, sempre meglio, di apportare anche delle modifiche grazie al proprio contributo personale. E con il quale concepisce per esempio il rischio della vita esclusiva da protagonista dei partiti. E se voi adesso concepite quello che dice lui 60 anni fa con quello che sta accadendo adesso, il protagonismo patologico dei partiti, l'assenza dentro i partiti di regole stabilite, la mancanza di una costituzionalizzazione della vita dei partiti, per la quale Luigi Sturzo, che è un altro gigante poco conosciuto in Italia, ma che, diciamo, alcuni presenti in sala sanno bene quanto contributo ha dato alla vita democratica italiana e liberale italiana, bene, lui concepisce la democrazia facilitata dalle espressioni dei mondi vitali, ma non appaltata alla vita dei partiti. Perché con 60 anni di anticipo, prima ancora che scoppiassero le grandi espressioni patologiche della vita dei partiti, lui dice non può che accadere questo, quello che poi noi abbiamo visto anche nelle operazioni giornalistiche o, consentitemi, nelle riletture anche ad opera di certa magistratura. Allora lui afferma: noi dobbiamo recuperare un rapporto virtuoso con le espressioni della comunità, con i corpi intermedi della comunità, ma è una lettura critica anche in ordine al fatto che l'unico luogo di produzione del diritto, secondo lui, non poteva essere il Parlamento. Ed è una lettura questa che accomuna un altro grande intellettuale del diritto, so essere tuo amico, per fortuna oggi vivente, che è Paolo Grossi, quando lui descrive il limite di questa esclusiva coincidenza del diritto prodotto con l'unica fonte del diritto dal punto di vista dell'organizzazione deliberativa che è il Parlamento. Prima della Rivoluzione francese, espressione del diritto erano tutti i luoghi di organizzazione della comunità, come sa bene il professore, io, diciamo, con l'atteggiamento da studente fanciullesco cerco di ricostruire. E lui, Panfilo Gentile, con 60 anni d'anticipo rileva questo. Ancora, quello che mi convince molto per descriverlo come originale, esclusivo, innovativo, nonostante la continuazione della tradizione, è quando lui vede i limiti, per esempio, in ordine
alla democrazia istituzionale che va aiutata attraverso delle regole, visto che ormai in Italia c'è questa regola della democrazia. E quali sono le correzioni che lui introduce, che lui dice essere necessarie? La temporaneità degli incarichi, affinché la democrazia possa conoscere dentro di sé un sistema di correzione progressiva, c'è bisogno di mantenere ferma la garanzia della temporaneità degli incarichi. E dall'altra parte si pone, da liberale profondo, quale è sempre stato sin dall'inizio, il tema della garanzia dei diritti delle minoranze. Su questi due corni lui costruisce il risanamento progressivo della democrazia, anche se afferma che secondo lui l'Italia avrebbe avuto bisogno di una doppia Camera, una Camera di provenienza elettorale dal basso ed una Camera di prefigurazione dall'alto, cioè una specie di Camera di senatori per nomina da merito e da bravura, che stava per uscire per nomina regia, che sarebbe stata una Camera alta dei pari, scelti i componenti della Camera dei pari sulla base del merito e della competenza. Lui aveva in mente un'Italia del notabilato, ma dove per notabilato non dobbiamo immaginare alcune piazze del sud della nostra Italia. Per notabilato era l'espressione della piccola borghesia, della competenza professionale, della proprietà terriera, che secondo lui dava stabilità alla società. Evitava le confusioni che sono intervenute nella società, per esempio ad opera dell'industrialismo, che ha portato con sé tanto disordine sociale, tanta marginalità sociale, tanta difficoltà di creare una pubblica opinione di cui ha bisogno la democrazia. Lui ha creato una delle posizioni più severe per quanto riguarda i rischi del solipsismo televisivo. Cioè, che cosa voleva dire lui? Il rischio che la televisione diventasse l'unico fulcro di produzione della cultura e del senso critico. È una lettura critica che accomuna Pamphilo Gentile a Pasolini, per esempio. Pasolini parlava di fascismo bianco in ordine alla televisione, come uno strumento che uccideva la capacità di giudizio della cittadinanza. Era meglio quando la televisione non c'era e le persone, tra dentro casa e fuori, costruivano occasioni di confronto e di dibattito. La televisione introduce il pensiero monotematico, monodirezionale, magari anche eterodiretto, e non è questo che può aiutare la democrazia. Su questo fronte lui concepiva l'idea che una correzione a questo rischio della democrazia potesse arrivare alla presenza di una Camera alta, partecipata, costituita sulla base di nomine da merito, di individuazioni da merito e da competenza. Lui racconta in un bellissimo intervento che fa alla direzione nazionale del Partito Liberale, che credo sia stata l'ultima nella quale ha partecipato, dove sferrò una critica durissima all'attività di pianificazione economica che proponeva Ugo La Malfa, allora ministro della programmazione economica. Lui fa una critica sia alla proposta di pianificazione economica che proponeva Ugo La Malfa, sia alla società per il come anche esteticamente si stava configurando a Roma. Per esempio, lui aveva nostalgia di quei casati romani che in passato ospitavano famiglie capaci anche di partecipare a battaglie impegnative della vita nazionale, la battaglia risorgimentale, la battaglia della grande editoria per il risorgimento, e che adesso lui vedeva invece invase da case commerciali che vedevano macchine da scrivere e prodotti della tecnologia. Lui fa proprio un lamento quasi sull'estetica in decadenza della città di Roma e dei casati della città di Roma. Aveva una visione che tendeva a recuperare una stabilità che lui aveva visto in passato, e secondo lui una stabilità che si è prodotta tra il 1870 e il 1915. Dopo il 1915, secondo lui, l'Italia è come se si fosse ammalata di questa invasione di germi che non avrebbero potuto che condurre alla demagogia e al populismo. Adesso il tema del populismo mi consente di fare un solo riferimento alla contemporaneità.
Nelle parole di Panfilo Gentile c'era scritto che saremmo arrivati a delle scelte in alcune occasioni in cui magari ci trovavamo Leopoldo Lia e Ciccio Lima, e a Milano hanno votato Ciccio Lima. Io non so se voi vi ricordate un appuntamento elettorale nel quale si candidò Leopoldo Lia, presidente emerito della Corte Costituzionale, ed una signora di sicuro espressiva di un pezzo di sentimento della società, ma dovendo affidare l'attività parlamentare all'uno o all'altro, quel pezzo di comunità votò l'altra candidatura e Leopoldo Lia non entrò in Parlamento. Ecco, questo è quello che accade quando la società non è strutturata sul piano della dotazione di una capacità di giudizio, di entrare nel merito, e c'è bisogno di un ritrovamento anche della dimensione culturale, che non significa tutti che si devono laureare dal professor Marinelli, ma significa che tutti devono discutere, recuperare la dimensione della discussione. A Castellieri bisogna che si sappia che si è avuto un gigante della cultura nazionale, così come a Sulmona si deve sapere che Capograssi è stato un gigante. Se se ne è accorto Aldo Moro, se ne deve accorgere anche il diciottenne di Sulmona che ha la conterraneità con Giuseppe Capograssi, che si poneva anche lui la questione della difficoltà della democrazia, anche Capograssi. Mi avvio alla conclusione perché non voglio trasformare questa bella occasione in un soliloquio. Permettetemi di dirvi, e concludo, lui ha avuto una straordinaria intuizione anche in ordine all'Europa. Ha concepito da subito che ci sarebbe stata una questione internazionale che andava colta e affrontata. Insomma, quando un uomo di un piccolo paese muove da qualche numero civico, più su o più giù da questo punto nel quale noi ci ritroviamo, e mette insieme questa straordinaria lunghezza e profondità di pensiero, io penso che la Regione Abruzzo debba insediare un premio alla memoria di Panfilo Gentile. Lo deve fare non solo perché in un qualche modo ce lo ha raccomandato anche Indro Montanelli, che è stato un suo grande amico, è stato anche un elargitore Montanelli di prestiti a favore di Panfilo Gentile. Se lo dicessi a Pescara forse mi indagherebbero, se rivelassi un particolare dell'attività privata del genere, ma emerge dalla documentazione anche della corrispondenza personale come lui avesse più di un motivo per essere riconoscente nei confronti di Indro Montanelli. E una volta Indro Montanelli racconta che era rimasto in un qualche modo impensierito dal fatto che l'unica abbondanza che riguardava la casa e la vita familiare di Panfilo Gentile era l'abbondanza di gatti vivi e morti dentro la sua abitazione. E fu un uomo che ha dato così grande contributo alla cultura nazionale che si è ritrovato con il bisogno di essere aiutato più volte e con, diciamo, il circondario di esseri animali ancorché piacevoli. Noi abbiamo l'obbligo di coltivare la memoria, di costituire la memoria di quest'uomo e di edificarci un ingrandimento della Abruzzo. Vedete, concludo, io sto cercando di ricostruire che cos'è una regione. C'è l'ente regione, di cui ha grande competenza Fabrizio Marinelli, il senatore Lombardi e probabilmente anche il presidente Chicco Di Benedetto, probabilmente. C'è anche la comunità regionale, che è qualcosa di più grande dell'ente regione. Si scrive con la R minuscola, ma è più grande della R maiuscola con la quale si scrive la regione. La comunità regionale noi la dobbiamo aiutare, dobbiamo fare in modo che l'ente regione sia una funzione della comunità regionale e dobbiamo capire che la regione Abruzzo è raccontata da ciò che ci ha messo Dio, le montagne, i fiumi, il mare, le bellezze donateci dal Signore, da ciò che ci hanno messo gli uomini edificando e costruendo i ponti, le chiese, le scuole, le strade, dalle esperienze collettive, il prosciugamento del Fucino, il terremoto dell'Aquila del 1703 e l'esperienza di solidarietà che si è generata dopo, o quella del 6 aprile del 2009, dal movimento Yann Mogli sul Mona, ma anche da straordinarie emozioni individuali, il quadro di Teofilo Patini, quell'immagine che descrive il dolore delle donne e del lavoro delle donne,
ma anche da sforzi intellettuali straordinari tipo quello che ha fatto Panfilo. C'è la regione, tutto questo insieme non è soltanto un palazzo verticale, un obelisco verticale dove c'è il potere delle regioni, è anche questo straordinario sforzo che hanno messo insieme i singoli, quello che ha fatto Spaventa concependo la quarta sezione del Consiglio di Stato, la Società Nazionale delle Ferrovie, da bomba. Io sono andato a vedere la Casa Natale, piena di ragnatele, tre quarti di proprietà pubblica, un quarto di proprietà privata. E il privato che ha quella proprietà è uno stranipote, si direbbe il dialetto che vive a Londra. Chiamiamolo, vediamo se lo possiamo comprare, costituiamo una fondazione che coltivi la memoria e che la memoria sia materialmente toccabile, nella quale i bambini ci possano entrare e abbiano l'orgoglio di fare parte di quella comunità e di essere la prosecuzione di quella memoria. Così lo dobbiamo fare qui, per Panfilo Gentile, se lo merita. Se lo merita, ma non solo perché sto parlando qui, se lo merita perché è straordinario quello che lui ha lasciato, lui ha intuito il futuro. E guardate, gli uomini democratici sono coloro i quali si pongono le questioni degli altri nella vita propria. Lui ha concepito tutto ciò che poteva non funzionare fuori di sé nel tempo della sua vita personale. Lui poteva essere un gaudente, aveva tutti gli arnesi per fare il gaudente, egoisticamente parlando. Poteva diventare il consigliere di un principe, di un potente del tempo. Poteva fare il capo dell'ufficio legislativo di gabinetto, il consulente di un ministro, gliel'avrebbero dato. Se non avesse criticato la mafia, l'avrebbe chiamato di sicuro nel suo ministero. Lui invece ha preferito l'attività speculativa, conoscitiva, cercare di capire i problemi per dare luogo ad una luce di trovamento della soluzione. E quando un uomo dedica la sua vita a pensare alle questioni degli altri della società, la comunità ha il dovere di ricordarlo per cercare di replicare il comportamento di cui si sta discutendo. Io mi auguro che nasca un altro Panfilo Gentile a Castel di Ieri o a Castelvecchio su Vempo. Guardate, questo consentirà in futuro molto di più di un decreto del Ministero degli Interni la vita o la morte di queste collettività. Se si conserva la memoria di una comunità per gli slanci in avanti che ci sono stati, io vi assicuro che si conserva anche la vita, il diritto alla vita delle collettività di riferimento e di appartenenza. Complimenti a chi ha organizzato questa iniziativa. Gentile e di Panfilo Gentile, ma io no,
Gentile, che relazione? Ho cercato perché vedevo da una esperienza di mia zia, che è la famiglia di mio figlio, che mi parlava di questo Gentile dell'altro e diceva, vedi Raimondo, mio nome, noi eravamo tuo padre, una famiglia povera, Gentile, perché siamo due Gentili da parte di mia madre, però nessuna parentela. Però eravamo persone ricche, ma lei vedeva all'altro c'era una povera nel Gentile. Lui e il marito sono stati da piccola alla casa di questo Gentile e mi dice, poi l'ho detto a lui, gli diceva, c'era uno di loro, di questi parenti, non si era Alessandro, che di solito lo sciocco come tutti Gentile, io non lo a me lo intendo, Don Raione e spettacoli nei giochi di cavalli, di cavalli sportivi. Esattamente, e c'era uno di questi, che questo l'avvocato, doveva sempre intervenire, ha tirato fuori magari dagli arginieri, dalle citazioni romagnole, questa era la storia, però siamo Gentile, questo mi ha appassionato, quando lui mi ha dato in dire guarda che manca qualche cosa. Lui sta tirando fuori un'altra edizione per poter completare fino ad arrivare. Mi ha creato un altro genealogico. Beh, sì. Io sono molto curioso di ciò, avevo saputo che la mia cosa mi sono da conoscere. Beh, io nel 71 ho trovato piacevole a
Grazie. Non so come poi, no? La sentire per andare là. Quello che mi colpisce è la depressione che si incontra nei nostri paesi. Depressione anche dovuta al fatto che non c'è cultura di nessun tipo. Di che cosa stiamo parlando adesso? Non posso dire niente di lui, ma piacerebbe capirlo, dare un apporto anche dal mio punto di vista. Pare che lo si faccia apposta a deprimere la cultura perché esistano certi papaveri come questo in senso buono, papaveri, e la gente che dice che fate le manette a Compagnia Bella. Qualche giorno fa, sottoscritto qui da Padova, faccio parte di un gruppo teatrale, no? E hanno messo su una performance su Don Milani, lo conoscete, no? E questo qui urlava, datevi 30 anni e vedrete cosa fanno questi ragazzi che venivano puntualmente bocciati. Vengono fuori delle persone in gamba poi, no? Cercava 30 anni, poi è morto il padre eterno di cui facevi riferimento, le persone migliori se le porta via, no? 2000 anni è morto il padre da 4 anni. Però questi ragazzi hanno fatto strada. Io rispondo brevemente e poi la parola al professor Marino. C'è bisogno di ritornare ad essere generosi col proprio tempo. La gente deve donare un po' di tempo alla vita collettiva. Io sono nato in un piccolo paese, sono stato lì fino all'età di 31 anni, vengo da letto ma non vengo. La gente donava ore e ore alla vita collettiva. Io non so che è successo, ma tutti sembrano dei grandi contrattualisti, chi scappa a destra, chi scappa a sinistra. Questo ossequio ripetuto verso i centri commerciali, nessuno più discute con nessuno, al massimo c'è l'andare insieme moglie e marito. Il tempo va ridonato alla vita comunitaria, alla vita collettiva, e di lì che poi si accendono le luci. Come? Riparte, si accendono le luci, ricomincia la discussione. Io vengo da un paese nel quale in piazza discutevano 50-60 persone alla volta di tutto.
da cosa combinava il comune, a cosa accadeva la società sportiva, a quello che accadeva in fabbrica. Adesso ognuno si è ripreso il suo tempo individuale. Per farne cosa non lo so. Per farne cosa, userei un'espressione dialettale del mio paese, spero che non sia per fare i ceci. Buon pomeriggio. Grazie. Grazie.